GF VIP, manager di Sara non nasconde più. Stangata su Attilio. L'agente e compagno non ufficiale dell'Altobello decide finalmente di parlare e lancia un duro attacco contro il giornalista. Esce allo scoperto il manager di Sara Altobello, che al grande fratello VIP 7 si è avvicinata in modo abbastanza particolare ad Attilio Romita. Da anni si parla di una presenta storia d'amore che la Geffina avrebbe con Tony Toscano. Questo è il suo nome. Quest'ultimo sceglie oggi di raccontarsi con un'intervista per Fanpage. Fino a questo momento il manager di Sara ha preferito restare nell'ombra. Nei giorni scorsi ha comunque inviato un segnale alla concorrente. Attraverso un messaggio aereo volato sopra la casa di Cinecittà. Con questo gesto, Tony ha chiesto a Sara di non andare oltre, riferendosi al rapporto che ha creato con Attilio all'interno del reality show condotto da Alfonso Signorini. Va fatta una precisione. Quando la showgirl partecipò all'Isola dei Famosi, si parlava appunto della loro presunta relazione. Ma non arrivarono risposte concrete. L'Altobello aveva semplicemente dichiarato di avere un legame speciale con il suo manager senza però rendere ufficiale la loro storia. Ma come stanno davvero le cose? Mentre la moglie di Attilio Romita si sfoga sui social network. Ecco che il manager della showgirl pugliese decide di parlare. Sono il suo manager e ho un amore particolare per la mia artista che conosco dal 2013. Inizia così la sua intervista a Tony Toscano. La gente ammette di essere molto affezionato a Sara. Oltre a questo, precisa che ciò che è nato tra l'Altobello e Attilio al GF VIP 7 non è un flirt per lui. Come tutte le donne, sta facendo un gioco. Prima di entrare nella casa, me lo aveva detto. Te so, perché lei mi chiama così, nella casa vado a giocare, rivela. A questo punto. Il compagno non ufficiale di Sara ammette di essere rimasto male per quanto sta accadendo. Sì, ma più che altro perché il signor mezzobustino Attilio Romita ha un po' esagerato nelle esternazioni sulla mia cara Sara. Quando ha detto ad Antonino che l'avrebbe portata nella roulotte, le donne bisogna corteggiare e amarle. Non sono oggetti sui quali riprodurre le proprie fantasie sessuali. Ma che tipo di rapporto c'è quindi tra Sara Altobello e il suo manager? Tony continua a girarci un po' intorno. Precisando che i legami non hanno una fisicità. Non vede di certo la showgirl come la sua migliore amica e fa presente che il loro rapporto potrebbe sfociare in una grande relazione. In un matrimonio. Questa è una chiara proposta di matrimonio? Assolutamente no, in quanto Sara ancora sarebbe titubante. Non le ho chiesto di sposarmi. È lei che deve prendere certe decisioni e questa non dipende da me. Sara deve scegliere quello che è bene e quello che è male fare. C'è tempo per chiederglielo. Io sono un evergreen, l'età non la dico, è quella che mi danno. Sono uno sportivo. Seguo una dieta sana, mi piace fare le cose che mi tengono in forma. Sono un uomo age come piace a lei. La domanda però sorge ora spontanea, perché l'Altobello e il suo agente non ufficializzano la loro relazione? Toscano fa presente che non dipende da lui. In quanto per fare le cose bisogna essere in due. Per il manager è Sara che deve decidere. Lui è lì che aspetta che lei si decida, un giorno. Non conferma che vivono insieme. Ma ammette che quando Sara è a Milano condividono lo stesso tetto. Se l'Altobello al GF VIP dovesse invaghirsi davvero di un altro uomo il manager resterebbe molto male. Non si sa se Sara abbia avuto altre relazioni in questi 10 anni. Al contrario. La gente assicura che non c'è mai stata un'altra persona all'infuori di Sara. Oggi sente la mancanza della showgirl, tanto che gli piacerebbe tanto incontrarla attraverso una sorpresa nella casa di Cinecittà. Si dice molto innamorato e racconta un retroscena, io non la chiamo mai. È un gioco. E come giocare? Io le rispondo che tanto già lo so che mi chiama lei. Non sa. Però, se l'Altobello si è innamorata di lui. Ciò che è certo è che gli vuole molto bene e che non può fare a meno di lui. Può darsi che nel suo cuore ci sia un posticino anche per me, dichiara Tony Toscano. A questo punto, il manager fa un chiaro appello, con cui chiede a Sara di ufficializzare la loro storia. Mi piacerebbe tanto che lei nella casa dicesse queste cose qui, sarei l'uomo più felice del mondo. Ma non posso forzare la mano a una persona. Deve essere lei a decidere.